forno a microonde della Sharp. Io ricordo le calcolatrici Sharp, non certo i forni a microonde. Questo forno a microonde è stato trovato nella spazzatura sul bordo della strada, in attesa di essere raccolto da me. Era stato buttato per un difetto che adesso neanche ricordo, una cretinata. Ovviamente io l'ho preso, l'ho portato a casa, l'ho riparato, l'ho pulito perfettamente e l'abbiamo usato per circa due anni. Ma sì. Ora succede un altro problema, che questo coso, collegato alla corrente elettrica e acceso, fa saltare la luce. E quindi l'ho portato qui e mi sono detto: ok, diamo un'occhiata. Adesso io lo ficco e vediamo che succede. Vediamo che succede se lo accendo. Funziona. Mi domando perché. Accendiamo il grill. Si è evidentemente riparato da solo, ma ora gli diamo un'occhiata giusto per capire se c'è qualcosa che non va qui. Oppure a questo punto c'è qualcosa che non va a casa e io qui non posso fare un cazzo. Però a casa abbiamo usato quella presa senza problemi con un altro forno a microonde, anche lui trovato nella spazzatura, funzionante alla perfezione. Però perché adesso funziona e prima no? Che ci sia qualche contatto, forse il fatto di averlo trasportato qui con violenza lo ha aggiustato. Per scrupolo gli diamo un'occhiata dentro. Ora, per una volta nella vita mi piacerebbe tanto mantenere. Faccio un'ultima prova. Questo coso funziona. Che scrupolo, l'ho provato di nuovo girando la spina, ma niente. Quindi mano al cacciavite, togliamo queste viti, che richiede violenza. Non aprite mai i forni a microonde perché è pericoloso, perché all'interno c'è un condensatore che si carica con migliaia di volt, e se voi non sapete dove e cosa toccare, rischiate di restare fulminati. Lo farò vedere adesso. Abbiamo delicatamente aperto questo forno a microonde. Questa è la valvola che crea le microonde, che se non ricordo male si chiama Klystron. E qui sotto c'è il condensatore della morte, questo qua. Guardiamo insieme come è fatto dentro questo forno a microonde che ho appena preso a mazzate per aprirlo. Allora, trasformatore. Da 220 ad altissima tensione, valvola Klystron. E questo è il condensatore che se voi toccate lì muorite, muorite. Ventolina di raffreddamento, diodo ad alta tensione, un minimo di circuiteria di controllo con alcune resistenze di potenza, forse c'è anche un relè da qualche parte nascosto. No, c'è il contatto qua. Ah, ecco, io mi ricordo che ho cambiato questa parte qua. Questa parte dei contatti, dentro dei contatti striscianti, si erano consumati. Ho trovato il pezzo online, è costato qualcosa come 5 euro. L'ho cambiato e il forno si è messo a funzionare perfettamente. E infatti funziona perfettamente. Ora qui abbiamo, ecco, vedete, abbiamo una lampada che balla e questa parte, questo contatto lì, tocca la parte metallica, quindi tocca la messa a terra. Questo potrebbe essere il problema. Una delle lampade che si è mollata, forse spostando il microonde, chi lo sa, perché questo dovrebbe stare così. E invece di stare così, stava così. E la parte metallica va a toccare. Ma io sento anche dei pezzi
dei pezzi rotti all'interno, quindi probabilmente questa lampada si è rotta. Io quasi quasi questa parte del grill io la disabilito proprio. Chi cazzo ha mai usato il grill in un forno a microonde? Nessuno, nessuno. La risposta è nessuno. Quindi noi adesso diamo un'occhiata a questa lampada che sicuramente è rotta. E dopodiché, ecco, può darsi che trasportandolo non faceva più contatto qui e quindi non toccava. Va bene, smontiamo. Vediamo se riesco qua a togliere. Queste viti sono bastarde. Guardate, arrugginita. Quindi qua c'è un coperchio e qua sicuramente c'è un'altra vite, è esatto. Vedete, ruggine, ruggine anche qui. Quindi la lampada qui va qui in serie con questa ed esce di qua. Secondo me. Secondo me questa è rotta. Infatti, perché io posso muovere questa pur avendo questo. È rotta. C'è la lampada rotta. Ma vaffanculo, del cazzo! E non esce. Non esce perché. Non esce perché è una palla di ruggine. Cosa succede in questi microonde? Che la ventilazione è insufficiente, quindi tutto il calore e l'umidità finisce qui, dove ci sono queste lampade. Almeno questa è la mia ipotesi. Io formulo questa ipotesi. Bene, come vedete non è mai semplice, non nulla è mai semplice quando si fanno i lavori. Ah, basta svitare una vite, guardate qua, non si può, non basta svitare una vite, ma è necessario disarticolare la vite con una rabbia inaudita. E come vedete non c'è verso, quindi bisogna disarticolare il pezzo che contiene la vite. E come vedete, vedete? Avevo ragione, sono rotte le lampade, questo è il nostro problema. Per questo noi adesso le lampade le escluderemo. Toglieremo questo filo, toglieremo con delicatezza anche quest'altro filo e vediamo se riusciamo a sfilare delicatamente le lampade da qui. Ecco, questa è uscita. Questa pure. E abbiamo tolto con delicatezza, come vedete, le nostre lampade che poseremo lì. Sono lampade al quarzo cosiddette, ma io di quarzo ci vedo ben poco. Adesso qui abbiamo i nostri fili scollegati, lampade disattivate. A questo punto non abbiamo più la funzione grill che non usa mai nessuno. Quindi, che cosa ce ne fotte a noi dell'opzione grill? Non ci resta che isolare in qualche modo questi fili oppure tenerli così perché tanto sono già isolati da questa gomma. Magari li fisseremo con una fascetta qui. Sì, è esattamente quello che farò. Dopodiché pulirò il forno dai residui di quarzo di questa lampada al quarzo. C'è qualcosa qua dentro. Ah, c'è il pirlo. Anche qui all'interno ci sono pezzetti di vetro e quarzo. Queste lampade sono una merda. Si spaccano solo a guardarle. Io non capisco perché usano queste cagate così. E d'accordo, adesso a questo punto si tratta semplicemente di dare una pulizia. Questo forno
qui non mi pare che ci siano più pezzi di vetro, metto una fascetta qui, blocco questi due, credo che siamo a posto così. Io la fascetta la metto qui, ovviamente ho staccato l'alimentazione. Ecco, come vedete ho fissato i due cavi con una fascetta e ho messo in sicurezza questa parte. Ora, se mai troverò delle lampade da sostituire qua per ripristinare la parte grill, va bene, posso ricollegare semplicemente queste parti e cercare in qualche modo di ripristinare questo contatto. Ma sì, qui posso semplicemente levare questi due cavi. Adesso ripristino, raddrizzo questo un attimo, così glielo possiamo magari rimettere. È una progettazione del cazzo questa del grill. Grill che non usa mai nessuno, perché noi italiani, che siamo maniaci della cucina, io no, ma l'italiano in genere sì, io me ne sbatto della cucina, io mangio direttamente dalle scatole, dalle scatolette. Al massimo le scaldo nel microonde, ma in generale gli italiani se ne guardano bene dal cucinare con un forno a microonde, lo usano al massimo per lo scopo per cui è nato, e cioè scaldare i cibi. Ora io questo lo fisso qua. Sapete che vi dico, io questo pezzo non lo metto, e se mai troverò due lampade io qua gli metterò due morsetti e un cavetto e vaffanculo. Lo richiudo così com'è, rimetto giusto queste due viti. Ok, abbiamo un forno senza grill. In effetti qua abbiamo un termostato, ma abbiamo un altro termostato anche qua. Noi in questo momento stiamo escludendo uno dei due termostati e non sono sicuro che ciò sia bene. E non essendo sicuro di questa cosa, vediamo se riesco a ficcargli uno di questi doppi passanti qua. Quindi devo togliere la fascetta che ho appena messo con odio, e se questi hanno la dimensione giusta, ma ovviamente sono sicuro di no, infatti questi sono piccoli e questo è grande. Quindi che cosa ci mettiamo lì? Ci vorrebbe uno di questi doppio piccolo, e non c'è. Questi cosi hanno una loro resistenza, sono da 115 volt 500 watt. Infatti sono due in serie. Sono due in serie. E quindi mi sa che non posso fare questa cosa. Beh, io ci provo. Cazzo me ne frega. Io lo accendo e vediamo cosa succede. Ok? Male che va, salta il contatore di là. E lui funziona. Vediamo grill e lui funziona. E lui funziona. E lui funziona. Ma se io stacco questo, ci riuscissi? Prima però stacco la corrente, che è meglio. Oddio, questi non si tolgono. Perché cazzo questo non si toglie? Che vuole essere violentato, vuole la violenza. Ecco, ora sì che si è tolto. Se io adesso questo lo tolgo, lui si accende, perché in teoria dovrebbe essere una protezione. Non lo sappiamo se ci accende. Dobbiamo metterci dentro qualcosa a scaldare. Ci metteremo un bicchiere con dell'acqua. Vediamo. Mettiamo questo al centro.
chiudiamo. Temperatura alta. E vediamo se scalda l'acqua. E l'acqua si è scaldata. Quindi sta funzionando. Ma se io lo metto al grill, combi 2, combi 3, combi in culo, lui in teoria dovrebbe accendere il grill, che non si accende perché è scollegato, ma dovrebbe scaldarmi l'acqua, perché io qua ho i combi, infatti non cambia niente con i vari combi, e io sto scaldando l'acqua. Facciamo un bel tè al microonde. Oh! Molto bene. A me il tè piace molto zuccherato, mi dispiace, ma è così. Non riesco a berlo senza zucchero, così come non riesco a bere senza zucchero neanche il caffè, perché fa schifo. Il caffè senza zucchero fa semplicemente schifo, fa schifo. Il tè senza zucchero si può ancora bere, ma lo preferisco con lo zucchero. Con il dolcificante invece il tè fa schifo. E ora, mentre il nostro tè finisce di stare lì, io riscollego questi, perché come immaginavo questi vanno lasciati scollegati. Riattacco questo al suo sensore, che è inutile, e questi li posso rimettere lì come erano con una fascetta, così ci leviamo dal cazzo anche questo problema di avere un interruttore grill totalmente inutile sostanzialmente. Questo lo rimetto lì, questo lo schiaccio lì così. Devo dire che mi sono meritato un tè. Perfetto. Ora praticamente adesso siamo nella funzione di grill. Se andiamo nella funzione grill totale si spegne tutto, ma così si accende il microonde. Questa è la funzione solo grill, quella che c'è in basso. Così è grill e microonde. Cioè microonde. Ma a noi non interessa più. Perché il grill nel microonde, secondo me, rappresenta un abominio. Abbiamo capito cosa è successo. Si era rotta una lampada. Probabilmente io gli ho dato il colpo di grazia prima, quando ho cercato di aprirlo con delicatezza. Però sì, questa lampada ha un filo che si chiama costantana, è una lega metallica particolare con cui fanno gli elementi delle stufe. E a parte scaldare a bestia, praticamente non serve a niente. Ci si possono fare delle cose, ma non ci si può saldare sopra. Infatti questi collegamenti sono solitamente crimpati a pressione o elettrosaldati. E quando si comprano le lampade di ricambio c'è una misura, e si deve scegliere la misura giusta. Io di queste non la so, e devo dire che neanche mi interessa. Perché ripeto, io non le userò. Non le cambierò, sono da 115 volt, 500 watt, infatti se ne mettono due serie per arrivare ai 230. Ora ne approfitterò per pulirlo un attimo, lo richiudo e basta così.
per la serie non fatelo mai a casa, io mi sono detto, ma questo filo di costantana che fa rima con, se io gli attacco la 220, questo coso dovrebbe scaldare, diventare incandescente e quindi potrebbe essere quasi una stufa. Ed è quello che noi adesso proveremo collegandolo con questi cavettini del cavolo che sicuramente andranno immediatamente a fuoco, ma io me ne fotto. E quindi ora noi ci proveremo. Questo non serve a niente. Ciabatta elettrica qui. Poi mi ci vorrebbe una superficie su cui... Ma no, lo farò penzolare giù. Quindi noi useremo questi. Non fate mai queste cose voi. Voi non fatele mai. Non fate mai queste cose. Ok, ho collegato questi ai due capi della 220 che ancora non ho collegato. Quindi qua non c'è corrente. E ora io vorrei in qualche modo sospendere questo oggetto e vedere cosa succede. Ecco, lo sospenderò così. Quindi adesso noi osserveremo. Io come al solito faccio le cose e me ne esco dall'inquadratura. Quindi ho collegato la nostra stufa fai da te, non fatelo mai, di costantana, che fa rima con due cavi della morte che si scioglieranno sicuramente perché non terranno il passaggio di circa, diciamo, 500 watt, 2 ampere, 2 ampere e mezzo. Beh, potrebbero, però su 220 alternata. Sentite, sapete che c'è? Vediamo che succede. Io adesso ficco la spina. Tanto qui ci sono fior di salvavita. Ecco, io l'ho acceso. E non succede niente. Oh, oh. Guardate, diventa incandescente. Fantastico. Fantastico. Va bene, però ora stacco. E voglio vedere la temperatura che raggiunge. Non tanto... il filo di costantana che fa rima con, utilizzando la termocamera della Vevor che trovate in descrizione e vi consiglio caldamente perché è veramente super professional, ma voglio vedere che temperatura raggiungono i fili della morte qui. Quindi adesso io rificcherò, intanto vediamo così che è spento, che temperatura abbiamo raggiunto da spento. Beh, è ancora bello caldo. Beh, lui è a 160 gradi ancora, come vedete. Siamo a 160 gradi, sta scendendo a 120, 117. Mentre questi... boh, questi siamo sui 30 gradi. Adesso riaccendo, vediamo che temperatura raggiungiamo. Però come vedete il discorso funziona, ecco. Eccolo lì, vedete? Si è scollegato perché non ce l'ha fatta più. È andato a fuoco qui perché questi sono dei cavetti della merda, veramente. Vediamo le temperature. E in effetti il morsetto è a 140 gradi. Il morsetto, rendetevi conto. Il filo un po' meno. Fantastico. Fantastico, abbiamo ottenuto del fumo, direi che questo video può finire qui. Voi non fate mai queste cose, non fatele mai, mi raccomando, perché sono pericolose. Non si scherza con la corrente. Io so quello che faccio, so come lo faccio, e quindi fatele fare a me queste cose. Voi non fatele, perché ci si rischia veramente tanto. Con l'elettricità non si scherza. Ecco, la digestione ci mancava. Abbiamo così rimesso in funzione uno Sharp forno a microonde, che ora è finalmente solamente forno a microonde, è puro, è tornato puro nella sua purezza di forno a microonde. È un vile chi usa i grill, vile! E soprattutto è bello riparare le cose perché non si spreca, si riutilizza e non si spreca, si salva il pianeta, questo è essere ecologici, non cambiare e comprare continuamente nuove cose. Vedi le auto, ad esempio. Va bene, questo filo è freddo, questo è tiepidino, vabbè.